Miei piccoli e grandi amici, miei grandi e piccoli amici, miei amici, miei amici, un saluto a tutti, come sempre, dal vostro effervescente vocalist, DJ, youtuber, gameplayer, Gino Vox, ovvero il sottoscritto, per farla più sintetica. Insomma, siete sul canale in cui si parla di libri, in cui si parla di videogiochi, in cui si gioca e si legge, e in questo momento in particolare si gioca a Dungeons Donuts. Secondo, ho già giocato a questo videogioco, chi segue il canale molto probabilmente lo saprà, e mi ero fermato gloriosamente dopo aver superato il primo livello, e adesso sono qui per tentare di superare il secondo livello, dove mi ero tragicamente fermato, cascando veramente in un lago di sangue. Peccato, molto peccato, ma finché c'è vita c'è speranza, e allora ci riprovo. E c'è stato anche un errore nello scorso, nella descrizione dello scorso gameplay, ho detto che la mia bella ciambellina se ne scappava. In realtà, come avete visto, me ne sono accorto poi in un secondo momento, lei non scappa, viene rapita. Ecco il quadro che ci permette di entrare al secondo livello. La bellezza di questo gioco è che ti salva il livello in maniera tale che poi puoi riprovare scegliendo tu il livello dal quale partire. Io questa parte del gioco più o meno la conosco, e per questo procedo anche abbastanza velocemente con il mio bel ciambellone scorreggiante. Ecco che salto, scorreggio e poi riparto con un'altra scorreggia. Per salire più in alto bisogna scorreggiare. Vi ricordo che non si può fare più di una scorreggia spiccante, scusate, ma è proprio così, non se ne può fare più di una per rimpinguare il salto dopo averlo fatto una prima volta. Ecco che non mi ricordavo se c'erano mostri pupù, non ce ne sono, e quindi ho potuto spiccare il volo, mentre qui mi sa che arriva. In effetti è proprio così. Adesso lo asfalto, salto, arrivo a quest'altro piano, asfalto pure questo mostro pupù, e adesso scendo, e questo è un punto dove più volte sono arrivato, e tra un po' arriverò ad un punto dove non sono riuscito ad andare avanti, ed è questo il momento in cui, attenzione, non sono riuscito a fare la scorreggia giusta, quella buona, quella che ti fa spiccare il volo. Attenzione, stavo per rimetterci le penne, è destino che non debba superare questo punto, maledizione, ma adesso devo essere concentratissimo, dovrei essere ad un passo dalla vittoria. Proviamo. Eccomi, e attenzione, ecco qui la mia amata. È ancora una finzione, e già che ho superato anche questo livello, a questo punto proviamo a giocare al terzo livello, dai. Ci provo ancora, vediamo come me la cavo, ecco, in questo livello completamente nuovo che gioco per la prima volta. Spero di non fare figuracce. Salgo, attenzione, cado, salto, dovrei arrivare dall'altra parte. Eccomi, ci sono, arriva il mostro pupù, lo asfalto. Ecco quanto odio queste cose di precisione, e lo sapevo! Io odio questi spazi piccoli, io amo muovermi in spazi ampi. Ci riprovo un'altra volta, dai, vediamo se riesco a finire questo livello, altrimenti poi me ne vado a nanna a leggere un libro come al solito. Ecco, non è destino. E va bene, dai, ci riproverò un altro giorno. Per il momento chiudo qui questo gameplay e vi saluto tutti, carissimi amici, ricordandovi che è bello tantissimo giocare ai videogiochi, ma è altrettanto bello leggere un buon libro. Ecco i miei tre consigli, questi sono tre libri fantastici per lettori di tutte le età. Il mio preferito rimane sempre Elfio e Satanelli, ma anche gli altri potete leggerli tranquillamente, perché leggere è sempre un piacere, sono comunque tra i miei libri preferiti. Cliccate su una delle copertine per vedere la video recensione fatta da me medesimo sottoscritto, Gino Vox, il vocalist, il DJ, lo youtuber, il gameplayer. Un saluto a tutti dal vostro Gino Vox, ciao!